ossia la nostalgia, la gioia e il dolore. Sono passato attraverso la folla insieme alla folla che passa. Creare un terreno comune per l'incontro e per la conoscenza, accogliere l'altro e valorizzare ogni diversità. In un'unica parola, amicizia. L'amicizia tra i popoli è stato proprio questo il tema scelto dai residenti di Via Rione Nuovo a Scario nell'ambito della festa gioiosa delle quattro contrade del paese, che in questi giorni sta mettendo alla prova la volontà e la fantasia di diversi gruppi di persone. Venerdì sera, infatti, per strada tutto aveva il profumo di un giorno solenne e in ogni luogo, appartato e ricreato, si è respirata quella forza cosmica che tende al bene e al bello. Dall'immagine delle mani multietniche che sostengono il mondo, simbolo delle varie culture esistenti, ma dell'unione tra di esse, alla presenza di tante stelle, emblema di luce, di alte aspirazioni e di ideali. Quelli della verità, della giustizia e della felicità, valori di riferimento fondamentali che sono stati raffigurati attraverso alcuni strumenti che l'uomo ha a disposizione. In primis, l'esperienza della fede cristiana, che se realmente vissuta è capace di accompagnare positivamente ogni onesto tentativo umano. C'è posto? No, non c'è posto per voi. È stato dunque il quadro devozionale della Natività che, portando il suo incantesimo e la sua grazia, ha poi trasferito la magia dell'ambientazione su quello che per eccellenza viene definito il vero e principale linguaggio universale, la musica, che per la comunicazione e per la trasmissione delle emozioni riesce a far circolare amore, amicizia, rabbia, tristezza, allegria e speranza da una parte all'altra del globo. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Infine, la musica è servita per lanciare un messaggio, quello che è stato mostrato in chiusura come morale della favola e che Papa Francesco chiama la bellezza del legame fra gli esseri umani, il dialogo, forma di apertura verso gli altri. E così, alla festa di Via Rione Nuovo, un gruppo di giovani africani scappati da guerre e miserie e ospiti di una comunità di accoglienza situata a Montesano sulla Marcellana ha donato al pubblico di Scario il canto della propria terra, prodotto dalle vibrazioni dell'anima della loro gente, che altro non chiede che pace e serenità. Ah,